Un po' alla volta, gli 82.000 manoscritti custoditi dalla Biblioteca Apostolica Vaticana stanno trovando una nuova vita nel web, dove già 330, moltissimi con pagine splendidamente miniate, sono a disposizione di studiosi e navigatori che accedono al sito www.vaticanlibrary.va. Nello stesso sito della Biblioteca del Papa sono disponibili alla consultazione, pagina per pagina, 536 incunaboli, i più antichi volumi a stampa. E la Biblioteca Vaticana ha appena siglato un accordo con la giapponese NTT Data che sosterrà la digitalizzazione di 3.000 manoscritti in 4 anni. Si tratta del progetto più impegnativo avviato finora dalla BAV, che porterà online tesori di tante culture diverse. Il prefetto della biblioteca, Monsignor Cesare Pasini. Nell'ambito giapponese, un bel manoscritto con figure di danzanti sono dipinti del XVI fino al XVIII secolo, o anche quel documento che nel 1613 fu scritto da parte di alcuni giapponesi fatti cristiani, nel quale si impegnavano a difendere i missionari, visto che era iniziato oramai quel lungo periodo di persecuzione che poi continuerà fino a metà Ottocento. Ma troveremo anche il grande manoscritto precolombiano con scrittura pittorica molto singolare, che è uno dei più rari reperti arrivati fino a noi di quell'epoca e di quell'ambiente. Oppure troviamo il Virgilio Vaticano, manoscritto del 400 con delle singolari immagini di quell'epoca, rarissime per il fatto che siano giunte sino a noi. Oppure la Divina Commedia. Digitalizzare, ricorda ancora il prefetto, non vuol dire certo chiudere la biblioteca e mettere tutti davanti a un computer. Si vuol continuare un servizio su più fronti. Ti do il manoscritto online e tu quindi ne hai un primo assaggio. Puoi farne una prima ricerca, puoi controllare quello che ti interessa e quello che invece non ti riguarda, e poi una volta che hai controllato tutto questo, forse poi puoi fare uno studio più articolato, più ravvicinato, anche frequentando la biblioteca. L'uno e l'altro servizio si danno la mano e si integrano. L'impegno della NTT Data nella digitalizzazione dei manoscritti della Biblioteca Vaticana potrebbe proseguire anche al termine dei 4 anni per digitalizzare altre migliaia di manoscritti. La società giapponese di servizi informatici e comunicazione condivide infatti in toto lo spirito e l'impostazione del progetto della biblioteca. Ha voluto verificare per circa un anno tutte le nostre procedure, i modi di lavorare, ciò che sta dietro nella struttura informatica, il modo di verificare le immagini, le finalizzazioni che facciamo, il modo di avere un disaster recovery che ci assicuri che nulla va perduto e quant'altro. Questa verifica li ha convinti che le nostre procedure, anche il formato di conservazione, il famoso formato FITS, valessero e che quindi valesse la pena di investirci con tutta la loro tecnologia, la loro competenza e con tutte le spese che questo comporta. E questo ci ha confortati.